prima di tutto, l'organo è capacissimo di essere un'immagine efficace della Chiesa. In che modo? Basta semplicemente pensare a come è strutturato come strumento. Noi abbiamo la singola canna che è un io, uno, un'unità, un individuo, come può essere ciascuno di noi, con la sua particolarità, la sua voce, la sua potenza di emissione. La canna è un io. Benissimo. Una canna, per poter suonare bene in relazione con un'altra canna e le altre canne, grazie all'intervento dell'organaro, subisce l'intonazione e poi l'accordatura. Questo permette che da un io si passi a un noi, e già qui siamo comunità. Perché quando io smetto di pensare all'io e comincio a pensare in prospettiva di un noi, già c'è una prospettiva orizzontale, relazionale, che parla dal cuore e invade la mente, già migliore, già più elevata. Nel momento in cui questo noi, così sapientemente costruito, intonato ed accordato, viene messo in atto, cioè viene prodotto il suono, lì questo noi diventa un uno. E allora, plasticamente, il suono dell'organo è in grado di riprodurre al nostro intelletto, ai nostri sensi e al nostro cuore quello che è la Chiesa rispetto al suo Signore, il suo stesso corpo, dove ogni battezzato è membro vivo di quell'unico corpo che è la Chiesa e che è il corpo di Cristo, all'interno della quale è possibile fare esperienza viva e autentica del risorto. E già qui verrebbe da dire, e vi pare poco? No, non è poco per niente, però come tutte le cose, per poter incontrare il risorto dobbiamo desiderare il risorto, dobbiamo cercarlo il risorto. E l'organo non fa differenza. Per poter comprendere questo linguaggio che già di per sé stesso sa di perennità e di eternità, anche solo per il fatto che nella sua produzione del suono, quel suono è potenzialmente eterno, perché fin tanto che non tolgo il dito dalla tastiera, quel suono continua potenzialmente all'infinito. Ecco, per poter comprendere quel linguaggio ed entrarci dentro, devo desiderarlo, e per poter desiderare questo devo desiderare qualcosa che vada oltre alla mia quotidianità. E questo mi permette allora di entrare nella dinamica di comprensione di che cosa sia la Chiesa. E per poter comprendere dal punto di vista spirituale, teologico, mistagogico, cosa sia la Chiesa, cioè il corpo mistico di Cristo, l'organo è una immagine eccezionale. Ma devo voler desiderare di poter fare questo tipo di esperienza.